Vincenzo Pupillo e MG Marin, un esordio e una vittoria subito. Sì, una vittoria totalmente inaspettata, se penso che 2 settimane fa eravamo ancora in cantiere con un po' di problemi da risolvere, quindi siamo arrivati un po' lunghi, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi una corsa e siamo stati premiati, sono contentissimo, un progetto innovativo, se si pensa che noi siamo nati meno di 2 anni fa, quindi in 2 anni abbiamo progettato, abbiamo realizzato un'imbarcazione, credo, innovativa su 3 punti fondamentali che sono innovazione sul design, innovazione su alcuni punti dedicati alla sicurezza di andare per mare e innovazione anche sulle prestazioni, quindi una carena studiata e dei risultati che abbiamo ottenuto molto molto importanti, siamo soddisfatti e contentissimi. Paolo Serio, Dufour Catamarans, una vittoria che arriva all'esordio di questo nuovo cantiere e di questa nuova avventura. Sì, certo, vabbè, dietro c'è tanto lavoro, tanto sudore. Ovviamente l'importante è avere un progetto finalizzato al massimo. Prima di spingere il bottone per lanciare la produzione bisogna avere ottimizzato tutto. Comunque in produzione siamo arrivati molto tirati, questa prima barca sicuramente potrà ancora essere migliorabile nel tempo, ma ovviamente è una bella soddisfazione e ringrazio veramente tutto il team che ci ha lavorato. Ivan Chiappini, Bianchi e Cecchi, avete vinto con un Gozzo, una barca tradizionale per un cantiere che ha una grandissima storia. Sì, abbiamo vinto con la tradizione, praticamente noi abbiamo riportato la tradizione di Bianchi e Cecchi che negli anni 40 ha incominciato da un cantiere familiare a creare piccole imbarcazioni da diporto. Poi ci siamo reinventati nel navale e quest'anno abbiamo voluto ricredere nella tradizione, riportare un po' la tradizione nel presente e nel futuro. Abbiamo utilizzato un materiale innovativo come il carbonio e poi abbiamo cercato di utilizzare legni importanti, i maestri d'ascia che si sono un po' persi e quindi abbiamo voluto far vincere la tradizione. Alessandro Sandonini di Sax, avete vinto con il Rebel 40. Sì, è il nuovo prodotto di quest'anno. Siamo stati molto onorati di questo premio in quanto è un coronamento agli ultimi sforzi degli ultimi anni con una nuova gamma di prodotto che è la gamma Rebel, che per noi è un'innovazione importante nel comparto dei gommoni rispetto a tutto quello che c'è stato fino ad oggi, in quanto è un nuovo layout di coperta che sfrutta maggiormente, grazie al nuovo design dei tubolari, gli spazi interni, creando un vero e proprio walk around a poppa prua su tutta l'imbarcazione e dando la possibilità di avere degli spazi interni che fino ad ora erano sconosciuti nel settore dei gommoni. Fabio Planamente, avete vinto con il Gran Soleil 48, una barca nuovissima. Sì, è stata una sfida vincente che ci ha impegnato negli ultimi 2 anni giorno e notte e devo dire che il risultato finale però ricompensa di tanta fatica. Siamo soddisfattissimi e speriamo che sia solo l'inizio.